Stai ascoltando Tutti i gatti del mondo. Primo episodio. La scomparsa. Camilla! Camilla, dove sei? Questa è la storia di Camilla e di Rebecca che la sta cercando. Leon! Torna a casa, Leon! Questa è anche la storia di Leon e delle persone che gli vogliono bene. Mici! Mici! Proust! Mici! Pallino! Mici! Madame! Dove sei? Mici! Proust! Mici! Pallino! Mici! Ginny! Ginny! Questa è la storia di Proust, Madame, Pallino, Dentino, Madame. Ginny e tutti gli altri gatti che inspiegabilmente e improvvisamente sono scomparsi. Ed è anche la storia di tutti quegli umani che li stanno disperatamente cercando. Partiamo dall'inizio. Siamo a Bologna in via delle Fragole, una strada lunga di periferia piena di ciliegi selvatici e case bizzarre. Sono le 7 di sera del 21 settembre e Camilla non è rientrata a casa. Di solito a quest'ora sta mangiando crocchette sulla sua ciotola color becco di papera. Camilla Di Palma, Di Palma, questo è quello che c'è scritto sulla sua medaglietta. È il gatto della famiglia Di Palma. La famiglia Di Palma è così composta. C'è una mamma, Carla, un papà, Piero, una figlia, Rebecca, di 7 anni, e una gatta di nome Camilla. Sono le 7:01 e Rebecca è molto preoccupata. Sta guardando in strada dalla finestra, incollata al vetro, sperando di vederla rientrare. Mamma, Camilla non è tornata. Mamma? Un attimo, Rebecca. Ma mamma, non è normale. Un attimo, Rebecca. Mamma, dobbiamo chiamare la polizia. Chiedi a tuo padre. Ma Rebecca non riesce a far interessare alla faccenda neanche suo padre. Papà, la mamma mi ha detto di dirti che Camilla... Chiedi alla mamma. Rebecca non capisce proprio perché i genitori non siano allarmati quanto lei. Deve fare subito qualcosa. Nei film, a questo punto della storia, si appendono dei volantini con una foto dello scomparso. Lei, però, non ha una foto stampata di Camilla. Decide quindi di fare un disegno. Camilla è molto bianca. Ha 4 zampe con dei bei calzini neri. Una coda pelosissima. Ancora più pelosa. Una macchia nera sull'occhio come una pirata e 2 orecchie. Oh no! Camilla ne ha solo 1 di orecchio. Rebecca cancella quindi con una X uno dei 2 orecchi della gatta, quello destro. Il risultato è decisamente interessante. Ora manca solo il nome. Camilla. Mentre Rebecca cerca di convincere la madre a mettere il suo numero di telefono sul volantino che ha appena disegnato, qualcosa sta succedendo anche a casa Teodoro, dall'altro lato della strada. La casa dei Teodoro è molto stretta e molto alta, come se fosse un grattacielo, ma basso, se può aver senso ragionare in questi termini. La casa è color lilla e intorno c'è un piccolo giardino abbracciato da alberi di acero. Anche a casa Teodoro qualcuno è preoccupato. Agostino sta cercando dappertutto il suo gatto Leon. E quando dico dappertutto, intendo anche in frigorifero, in forno e in lavatrice. Prova ad attirarlo con la promessa di cibo. Leon! Würstel! Ho dei Würstel per te! Leon è il gatto personalissimo di Agostino, mentre suo fratello ha voluto a tutti i costi un cane e l'ha chiamato Bic. La famiglia Teodoro è così composta. C'è una mamma, Alice, e un'altra mamma, Valentina,
due figli gemelli di 7 anni, Agostino e Amerigo, un gatto, Leon, e un cane, Bic. Leon, dove sei finito? Leon ha 7 anni, proprio come Agostino. Pesa 7 chili. È gigante, pelosissimo, grigissimo e soprattutto pigrissimo. Per questo la sua scomparsa è preoccupante. Quello si sposta dal divano solo per mangiare. È un miracolo se esce in giardino o se dorme meno di 18 ore al giorno. Come si fa a sparire senza muoversi da casa? Agostino ha un'illuminazione. Lo hanno rapito! È l'unica spiegazione! Mentre cammina su e giù per il salone di casa, Agostino incrocia lo sguardo del cane Bic. È in poltrona con le zampe incrociate e sta sorridendo. Perché sta sorridendo? È stato lui! Lo ha fatto scomparire lui! Agostino, guardando suo fratello Amerigo... Di qualcosa, tuo cane! Digli di farlo tornare! Agostino non sa bene cosa dire. Perché è vero che in casa c'è la squadra cane e la squadra gatto, ma lui quel cane lo ama tantissimo in segreto. Ora esagera. Si gira verso il cane Bic e lo minaccia. Se non lo fai tornare, non ti darò mai più pezzi di pizza. Mai, mai, mai più! Ora sono tutti agitati e il cane è decisamente preoccupato. C'è solo un modo per uscire da questa situazione. Mamma! Entrambe le mamme si voltano a guardarli, ma è subito chiaro a tutti che si voleva attirare l'attenzione di una delle due in particolare, mamma Alice, quella scelta da tutti come la risolutrice. Avete sentito? Sì, è un telefono fisso, da parete. Non ce l'ha più nessuno, eppure in questa casa è l'unico che si può usare. È Alice a rispondere al telefono. Luigi, ciao, come va? Il tuo cane sta ridendo, è contento, lo vedi? A me sembra la sua solita faccia. Shh, buoni! Davvero, anche lui! Dall'altro capo del telefono, Luigi sta scrutando la strada dalla finestra. Pensavo fosse da voi, come al solito. Oggi non l'ho proprio visto. Scusa un attimo, Alice. Scusa, hai visto il mio gatto? Camilla! Michi! Camilla, dove sei? Michi! Bruce! Michi! Pallino! Michi! Madame! Dove sei? Michi! Bruce! Michi! Pallino! Michi! Jenny! Jenny! Nella prossima puntata. È arrivata una notizia proprio ora. Mi dicono che stanno scomparendo tutti i gatti da Bologna. Ripeto, non c'è più traccia di nessun gatto a Bologna. Si teme per le città vicine. Siamo con la nostra troupe per le strade di Roma, dove c'è una vista desolante. Migliaia i volantini con foto di gatti, ciotole di croccantini ovunque e gruppi di persone organizzate per la ricerca. Non avevo mai visto niente di simile. Ma tutti i gatti del mondo... Tutti i gatti del mondo è una produzione Loud Stories, prodotto e curato da Marta Freddio, scritto e diretto da Chiara Giontella, registrato presso Syncrodub Bologna, supervisione voci Stefano Cutaia, assistenza alla registrazione Noemi Castelvetro, fonica di sala Luz Gonzales Rios, sound design, post produzione audio, sigla originale Amplitudo. Interpretato da Massimo Antonio Rossi, Mariangela Salmi, Sofia Bendaud, Lucia Gadolini, Luca Costantini, Alice Nanni, Stefano Cutaia, Pietro Mengozzi, Riccardo Cutaia, Marco Musso, Francesco Bedeschi, Matteo Fantuzzi, Elena Berto, Noemi Castelvetro, Francesca Consalvi, Luigi D'Onofrio, Martino Morando Sibert, Anna Fusco, Tommaso Emanuele Martini.